torna il festival. Ti aspetto su Video Regione con 3 appuntamenti da non perdere. Lunedì 2 maggio, in diretta dal Teatro Golden di Palermo, a partire dalle 21.30, aspettando il festival. Interviste e anteprime sulla gara canora con i protagonisti dell'evento. 3 e 4 maggio, a partire dalle 21.30, in diretta la gara canora con Sasà Salvaggio, Carlo Canebba, I Quattro Gusti, Giuseppe Castiglia, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino e tanti altri accompagnati dalla Lab Orchestra. Gioca in diretta con noi. Da casa in quei giorni potrai votare il tuo artista preferito aiutandolo a salire sul podio. Ti aspetto dunque su Video Regione per 3 serate piene di musica e allegria. Festival, ci sarà da cantare. Ah, dimenticavo. A condurre sarò io, Massimo Minutella. E questo è il promo che vi ricordo che stiamo per arrivare alla prossima edizione di Festival. Festeggeremo 10 edizioni. Buon pomeriggio a due amici del sottoscritto di Casa Minutella. Buon pomeriggio a Giuseppe Castiglia e Massimo Spata. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Giuseppe. Ciao. E ciao Massimo. Eccoli là. Ciao. Che bello. Allora, Castiglia, dove ti trovi? Dove sei, Castiglia? In questo momento sono al Teatro Musco a Catania perché stiamo provando Storia di una capinera che debutterà il 22 a Caltanissetta e poi in giro a Giarre, a Messina, ad Augusta e poi sarà qui dal 17 al 22 maggio al Teatro Musco, lavoro importante di Verga, molto bello, drammatico, dove io interpreterò Verga, quindi una parte pesante. Io mi ero illuso, ho detto vuoi vedere che gli fanno fare la capinera a Castiglia? Magari, sarebbe stato bellissimo. Ho più le sembianze del vero. Esatto. Massimo invece immagino si trovi nella sua abitazione. Io sono a casa mia. Intanto ciao Ombar Beppe. Ciao Ombar Massimo. Sono comodamente a casa e in attesa che ci fosse questo collegamento. Allora, intanto grazie ad entrambi, prima di tutto per la disponibilità, per l'amicizia. Siete pronti a cantare? Partiamo da Massimo Spata, che quest'anno torna, debutta, perché l'anno scorso non ce l'abbiamo fatta per motivi influenzali, debutta al festival con Il clarinetto di Renzo Arbore. Massimo. Sì. Che è la classica canzone che sceglie chi non sa cantare. Ma non è vero, no. Devo dirti che chi non sa cantare il più delle volte sceglie altre cose, ma non faccio i nomi per voglio dire, non c'è da dimostrare un'estensione vocale alla Mina o alla Baglioni. È una canzone dove basta essere un po' intonati per arrivare a prendere tutte le note e a non steccare. Ecco, esatto. Mentre Castiglia torna al festival con L'immensità di Don Bacchi, che poi fu portata al successo. Ma Ido è cantante, però. Ido è cantante, onestamente Ido è cantante. Giuseppe. Cantante. Ci proviamo. Nella versione di Don Bacchi o nella versione di Johnny Dorelli, non lo so ancora. Non lo sai ancora. No, io credo nella versione Dorelli. Massimo Castiglia onestamente devo dire ha dato sfoggio ad un'edizione, ora vi faccio vedere una clip dove onestamente canta molto bene. Allora, per chi non lo sapesse, noi torniamo con le decime edizioni di Festival al Teatro Golden di Palermo il 3 e il 4 maggio, vediamo chi canta cosa. Allora, Sasà Salvaggio, cari miei, canterà Apri tutte le porte di Gianni Morandi. I Quattro Gusti canteranno sì, molto bella. I Quattro Gusti canteranno Dove si balla di D'Argent Amico. Rossella Leone e Daniela Pupella sono due attrici, canteranno Nessuno mi può giudicare. Eliana Chiavetta e Monia Rizzi, due conduttrici palermitane, canteranno Quando di Tony Renis. Mentre Massimo Spata, l'abbiamo detto, canterà Il clarinetto, Castiglia L'immensità, Giovanna Danci e Carlo Canebba Chimica di Tonella Piaga e Donatella Rettore, Gino Carista e Caterina Salemi canteranno Un corpo e un'anima di Wes Andorighezzi, Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo canteranno Non te regge più di Rino Gaetano, i Badaboom canteranno L'essenziale di Marco Mengoni, Stefano Piazza, Piazza Grande, Gandolfo, Finalmente tu di Fiorello, chiudiamo con Chris Clun e Enrico Bono canteranno Brividi di Mahmood e Blanco. Massimo, secondo te, da tutto quello che io ho detto, chi lo vince il festival?
Eh beh, è come dire a chi vince le elezioni. Sono di quelle domande a cui solo, ci si può affidare solo al destino. Senti, ma a te di questo festival, che cosa era arrivato? Ora, adesso quest'anno parteciperai, no? Però l'avevi già, mi raccontavi che l'avevi già visto. No, cioè Sì, tu, per esempio, la ma gara, vai. mi è arrivato un grande spirito di corpo. Sì. Che si crea fra tutti gli artisti che cantano, che non è l'inno del corpo sciolto di Benigni, ma è proprio uno spirito di allegria, di festa, anche di sana competizione, perché siamo abituati a vedere trasmissioni televisive dove non esiste più la sana competizione. Esiste io ti odio, ti scanno, ti distruggo, ti macello, ti sfracello e poi siamo arrivati con amici a sentire che d'altra parte un siciliano non riesce a parlare in italiano. Insomma, sono cose. Invece qui, in questo festival, ho notato che c'è una solidarietà per cui se uno dice anche se sarebbe, l'altro gli dà una mano sulla spalla e dice, buttati, nera se fosse. Fantastico, è vero, è vero. Giuseppe, tu l'hai vissuta un'edizione di festival, poi l'ultima, ahimè, per motivi legati all'influenza non ce l'hai fatta, però insomma, sei pronto, sì. Sì, no, anche perché insomma, è vero quello che arriva dalla TV, cioè questo spirito di partecipazione e anche un po' di agonismo, devo dire, è assolutamente vero. Peraltro, la parte più bella, secondo me, è tutto quello che c'è dietro le quinte, tutto quello che succede durante i 3 giorni, perché poi siamo 3 giorni lì, un giorno dedicato alle prove, 2 giorni di gara. E durante la mattinata, no, i palermitani di solito si prestano a farci girare la città, a farci vedere i posti più carini che magari non conosciamo e c'è questo senso di ospitalità che è meraviglioso. Tra l'altro, tra noi colleghi è difficile, no, che ci si incontri, che ci si veda per fare delle cose insieme. Quindi approfittiamo per stare 3 giorni insieme e n'addivettemo, proprio un inscialamo, va, non so come spiegarlo, Fantastico, però è proprio sì. divertente. Bravo! Vedevo sotto, in bassa frequenza, vedevo Massimo Spata cantare. Oh, ha Eh sì, cantato perché lui? a me piace molto questa canzone che ha cantato Giuseppe, proprio mi piace e mi è piaciuta quando è uscita e quindi ho apprezzato anche il fatto che Giuseppe l'abbia saputa cantare molto bene. Dai, Grazie, Mare. questa la dice lunga, no, sul clima familiare che c'è all'interno del festival. Massimo, senti, in questi giorni di attesa del festival ci stiamo interrogando su come vi presenterete. Non vogliamo anticipare nulla, ma hai già un'idea di look che vorrai avere in quelle 2 sere? E poi lo Ma chiedo guarda, il mio a look è standard. te. Cioè? Io uso uno scarponcino trekking, Ecco. pacchianari muraliski, per Esatto. evitare di scivolare. Poi un blue jeans e una camicia. Ah, ecco, quindi quello. Quello è il tuo standard proprio No, sempre. però se ho una serata particolare mi metto anche la giacca, soprattutto questo. Allora la giacca, dai, la giacca me Eh certo, l'aspetto. ma mi Ah, sembra certo, giusto. è giusto. Castiglia invece. Invece il mio look è standard. Ah, Proprio standa. standard. No, nel senso che guardavo questo video e ho capito che quell'abito non me lo posso mettere. Ma non Perché? perché già umile, perché non mi già sicuro. Ah, Perché ecco. c'è stato un lockdown di mezzo che, insomma, ci abbiamo rimesso la pancia, la linea, quindi. Fantastico. Per Allora, forza di cose dovrò cambiare, deciderò. devo dire una cosa, è mio onore di avervi collegato oggi pomeriggio, ma soprattutto di avervi con me al festival, perché adesso, al netto dei rapporti d'amicizia che mi legano ad entrambi, devo dire siete due campioni della risata Made in Sicilia, due ambasciatori, peraltro non si sono limitati a raccontare la comicità in Sicilia, ma anche in Italia e all'estero. Massimo, Giuseppe, grazie. Massimo, senti, quanto ti è Peccato che mancato? come Ah. ambasciatori e come Ecco. consoli non ci hanno mai aperto un'ambasciata e non ci hanno mai stipendiato durante il lockdown. Siamo stati veramente la Maltrattati, maltrattati. categoria più penalizzata che c'era in Italia.
Ma guarda, ambasciatori non portano pene, noi siamo stati penalizzati in quel periodo, quindi mi pare che la quadra si chiude in questa tua Sì, riflessione. si chiude con due taglie in più. Quindi Esatto. E Peppe non. a magliettare magari vestita e la maccattare un Esatto. po'. Giuseppe, senti, che aspettative hai su questa tua esibizione di quest'anno? La canzone l'hai provata? Arrivi? Sentiamo come vi preparate. Ma guarda, è una delle canzoni che amo di più dei festival passati, quindi insomma provata fino a un certo punto. Non vedo l'ora di provarla con l'orchestra, che come sai è un'altra esperienza, un'altra cosa. Certo. E beh, le aspettative sono intanto quelle di fare una bella figura che, voglio dire, serve a me e serve allo spettacolo, che è una cosa importante. Per cui tutti quanti noi poi ci impegniamo perché dobbiamo fare una bella figura. Questa è la parte bella di questo festival, anche se la competizione è secondaria, però c'è la voglia di fare sempre bella figura e di far ben figurare anche il nostro amico Massimo Minutella, che Oh, si troppo dà buono. vita per organizzare questa cosa. Quindi è giusto poi farla in maniera seria, per quello che insomma richiede, insomma, quella serietà che viene richiesta in qualunque esibizione. E quindi insomma l'aspettativa è quella di ben figurare, di cantare bene e di divertirci. Tutto qua. Poi posizioni, non posizioni, poco importano, nel senso che insomma alla fine vincono tutti perché così. Massimo, senti, è più difficile cantare o fare ridere? Ma io direi cantare, far ridere sono due cose molto difficili. Ma soprattutto nei tempi in cui viviamo, insomma, la gente ha paura, la gente è spaventata, nonostante non ci siano più restrizioni, c'è come l'inibizione a uscire. Per quanto la possiamo fare facile, 2 anni di questa vita hanno cambiato assolutamente i rapporti sociali tra le persone. Sì, Giuseppe, tu che dici? Ridere oggi è diventato più difficile non solo per quello che ha detto Massimo, ma anche per tutta una serie di regole non scritte che vengono fuori da perbenismo un po', diciamo, estremo. Per cui noi raccontatori di barzellette in particolare siamo un po' penalizzati, non possiamo più parlare di questo o di quello senza temere di offendere qualcuno. E poi in più c'è anche una difficoltà effettiva, che è quella di risollevare animi di italiani e di siciliani anche in particolare, che per 2 anni avevano perso un po' l'abitudine al teatro, alle serate in piazza, e che spero la possano ritrovare quest'estate, quest'anno, già a partire da questo festival che so che è praticamente tutto esaurito, no? Sì, se è tutto. Allora, la distribuzione dei biglietti, che avevamo la dotazione dei biglietti messi al botteghino del Golden, 600 per la prima e 600 per la seconda, sono andati a ruba nel giro di pochi giorni, una decina di giorni è andato tutto a ruba. E peraltro, se rimane tutto confermato, i primi di maggio decadono le mascherine, quindi dovremmo stare a teatro anche abbastanza liberi. Massimo, senti. Prima di lasciare te e Giuseppe, in maniera reciproca, c'è una barzelletta di Castiglia che ti piace un sacco e Ma viceversa? ce ne sono tante di Giuseppe che mi piacciono. Una che mi ha fatto ridere moltissimo è stata quella degli animali da San Pietro, no? Cioè l'elefante, la giraffa e la Gallina. gallina. E l'elefante si lamentava con San Pietro, dice: "Ma ti sembra che tu mi abbia dato un aspetto degno, decente, insomma." Ma di che cosa ti lamenti? Ci è una proboscide che ti consente di andare a scavare tra la terra per trovare l'acqua. Quando c'è caldo, ti ho dotato di queste orecchie che sono un climatizzatore applicato alla testa, quindi raffreddi tutto il tuo corpo e ti lamenti. Sì, Maria, ma scusate, sbagliai, e se ne va. Interviene la giraffa dice: "Ma ti parlo male io, questo Questo coso?" mondo. "Ma picchi, di che ti lamenti? Intanto il leopardato va di gran moda. E poi non solo questo, ma tu arrivi a mangiare la frutta dove nessun altro arriva. Quindi ti prendi tutto quello che di migliore c'è e gli scarti, li lasci agli altri. Hai una figura così esile, così gentile, così bella, che sembri una manichenna." La giraffa dice: "Oh, ma scusate, Giuseppe, effettivamente ragione hai.
interviene la gallina, no? E con mia picca chiacchiere, o allargiamo un culo o spingiamo l'uovo. Chiaramente lui la racconta molto meglio di me, No, però. dai, però. Giuseppe, tu una barzelletta di spada che ti piace? Allora, la mitica barzelletta di spada è quella dei blue jeans, la rusica dei blue jeans perché? Non solo perché è una bella barzelletta ed è di sicuro effetto, quindi fa ridere, per cui è chiaro che una barzelletta quando funziona è tra le preferite, no? Per uno che lo fa di lavoro, ma soprattutto perché racconta il carattere tipico dovinatore, in particolare catanese, palermitano, comunque venditore del sud. Trova sempre il motivo e la scusa per imbonirci i jeans a Chirro, capito? E nonostante Chirro si accorge che i jeans avevano scingiuto perché lui gli aveva assicurato che non si sarebbero stretti, lui che cosa gli dice? Che quanto ti hai fatto alto! È bellissimo. C'è il carattere Fantastico. forte, c'è niente che fare, proprio. Va bene. Dimmi Massimo, Ci ci sono sono? alcune barzellette che hanno delle dinamiche meravigliose e basta applicare queste dinamiche e seguire queste storie dove la risata diventa anche quella matematica, cioè non è più un punto interrogativo affidato alla gente. Se l'hai saputa ben costruire questa dinamica, il risultato è l'esplosione di una risata. Fantastico. Allora, l'appuntamento per quanto mi riguarda insieme a voi è fissato il 2 maggio con Aspettando il Festival. Saremo in diretta dal Golden su Video Regione, Blog Sicilia e tutto il resto. Il 3 e il 4 la gara. Sia Spata che Castiglia avranno un codice di televoto. La gente da casa vi potrà votare. E ripeto, Spata canterà il clarinetto di Renzo Arbore e il buon Castiglia canterà l'immensità di Don Bacchi portata al successo da Johnny Dorelli. Allora, ragazzi, non vedo l'ora di abbracciarvi ai primi di maggio. Grazie di cuore, grazie. Grazie a te, Massimo. Grazie a voi per aver Grazie accettato il mio invito e non do mai per scontata la vostra generosa partecipazione, mai data per a te. È un scontata. piacere. Grazie, È un grazie, piacere per noi far parte di questa bellissima kermesse grazie. Grazie. siciliana creata da te. Grazie mille. Ragazzi, ci vediamo ai primi di maggio. Dio vi benedica, Ciao. un bacio grande. Grazie a Ciao. Massimo Spata e a Giuseppe Castiglia, grazie mille. Allora, anche oggi una bella puntata come tutto il resto. Dici, ma te lo dici da solo? Sì, perché di tanto in tanto un po' di autostima. Allora, prima di lasciarvi, ve lo ricordo, il 28 cambia tutto per quanto riguarda la TV. C'è uno spot che voglio farvi vedere, arriva il cambio delle frequenze. Prego. Dal 28 aprile inizia lo switch off in Sicilia. Anche nella parte centrale del nostro giornale. Sì, facciamo il punto proprio sulla. Se nella tua zona non vedi più Videoregione sul canale 16, risintonizza il tuo televisore. Ci troverai sul canale 14. Videoregione, canale 14.